Mario, vuoi prima, vuoi prima, vuoi prima, io, prima io. Ah, vicino al prof. Non sei affatto simpatico. Aspetta, ma non vorrei mica metterti davvero vicino a me. In effetti, no. Spostati nell'altro banco. No, io direi che tu ti puoi spostare proprio con tutto il banco. Ma che cosa stai facendo? Guarda, lì c'è la porta, puoi anche proprio andare via, secondo me. Professore, gli metta subito una nota. Professore, lo cacci via dall'aula. Smettetela, ragazzi, avvicinate quei banchi e smettete di fare chiasso. Frequentare dal nido fino alla scuola secondaria di primo grado. E come vedete è una scuola bilingue dove si parla tanto inglese. Si trova a Monteverde in via Albertoni 41. Ora però devo andare, se no faccio tardi in classe. Ma quando arriva la mia amica Ninna, non vedo l'ora di farle vedere la mia nuova cartellina. È super bella. Eccomi. Scusa il ritardo. Oh, ciao Ninna, come stai? Bene, tu? Benissimo. Ah, non vedevo l'ora di stare vicina a te. Devo tirare fuori tutte le cose. L'astuccio. Bello, io ho questo, ti piace? È bellissimo. Magari poi ci scambiamo i colori dopo. Certo, va bene. Comunque, falsacchiotti, trovate su Amazon e in cartolibreria la nostra linea scuola di Ninna e Matti. Vediamo. 3, 2, 1. Oh, scusa, ho sbagliato. Non volevo. E non oltrepassare la barriera del mio braccio. Assolutamente no. Anzi, faccio pure una cosa. Tu sei brutto. E quindi avrai una faccina brutta sulla tua faccia. Non lo fare più. Guarda, utilizzo il mio quaderno ad anelli di Ninna e Matti per fare una super barriera invalicabile. Invalicabile, sì, sì, certo, come no. Ai 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 ai. Ragazzi, facciamo l'appello. Dani? Presente, professore. Matti? Presente. Ninna? Presente. Robby? Eccomi, sono presente. Non è vero, è assente. No, è assente. Ci sono, ci sono. Ninna, interrogata. Qual è la capitale dell'Inghilterra? Ninna, la sai? Devo pensare, tu la sai? Sì, l'ho studiata ieri. Se vuoi te la dico, sì. Londra? Corretta, brava Ninna. Un'altra domanda per il 10. Quanto fa 4x4? 4x4 fa 16? 16, sì, sì. Bravissima, 10. Robby, interrogato. Cosa? Devi dirmi come si dice mela in inglese. Mela in inglese? Mela in inglese. Cosa io? Mela in inglese si dice. Come si dice? Mela in inglese, certo, prof. Si dice hours. No, Robby, si dice apple. Te ne faccio un'altra e se sbagli prende insufficienza. Come si dice barca in inglese? Questa cosa, tranquillo, tranquillo. Non posso prendere un'altra insufficienza. Guarda, che se sei sbagliata, tranquillo. Mi arrabbio tantissimo. Tranquillo, vai tranquillo, questa la so. Si dice baby shower. No, Robby, si dice boat. Cosa? Basta, ti metto 4. Ma 4? Insufficiente. Oh, non sei affatto un buon amico. Mi hai suggerito tutte risposte sbagliate. Mi avevi assicurato che la sapevi la seconda. Io non mi devo fidare di te, ti rendi conto? Pure credevo di aver studiato, scusami. Credevo di aver studiato. Vai ragazzi, adesso fate le squadre. Chi fa più canestri prende un bel 10. Ok, Dani, siamo in squadra insieme. No, 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 sì, no. Noi siamo amiche. Mettiti in squadra con me, Ninna, fidati di me. No, 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 io sto con la mia migliore amica Dani. Squadra, dobbiamo vincere, ok? Noi due non ci divideremo mai, no. Mi spiace. Dammi questa palla, voglio iniziare io. Inizio io, tu dai, sei scasso. Levati. Odio stare in squadra con te. No, sono io che odio stare in squadra con te perché sei scarso. Sì, vedremo. Allora, gioco di squadra, com'è che si tirava? Così? Allora, No! Ascoltami, devi posizionarti sulla riga bianca. Ok. Mettere la mano così, sì. E poi fare un salto altissimo. Ok, allora alzi, vieni di qua. Ok. Tiriamo insieme. 3, 2, 1, via! Oh! Siamo bravi! Mi spiace, Matti, Robby, voi perderete sicuramente. Su, dai, dammi la palla che faccio canestro e ci prendiamo questo 10. Quale palla? La palla che hai nascosto dietro la schiena. No, no. Dammela. Matti, se ti do la palla e tu sbagli questo canestro, prenderemo un bruttissimo voto entrambi, hai capito? Sì, ma se tirerai tu la palla avremo sbagliato al 100%. Va bene, ok. Tieni, tieni. Grazie. Vediamo. Adesso ti faccio vedere io. Tanto dico al prof che hai tirato tu, non io. Ok. Vediamo. 3, 2, vai. 1.
Oh, scusa, ho sbagliato. Non volevo. Vabbè, riprovo, eh. Guarda, l'hai fatto apposta? No, non l'ho fatto apposta. Sì. Ecco, vedi, mi hai fatto sbagliare, è tutta colpa tua. Io? Sei tu che sei scarso, proprio come avevo detto io. Ragazzi, come primo compito per oggi dovete fare un disegno. Dovete disegnare il vostro animale preferito. Ok, facilissimo. Allora, non vedo l'ora. Disegnerò un bellissimo gattino. Io disegnerò Matti. Mangia i croccantini e non si lava proprio come un animale. Queste battutine sono davvero brutte. Ma... Matti, mi hai rubato tutti i fogli! Io? Sì, io li avevo sicuramente, ora non li ho più, quindi me li hai rubati. Ne ho solamente uno. Dai, allora prestamene uno, dai. Ah, guarda, per fortuna me ne è rimasto un altro. Dai, allora prestamelo. Vieni. Oh, grazie. Prego. Oh, no, si è strappato. E io adesso come lo faccio il disegno per il compito? Beh, disegnerai su questo foglio tutto strappato e il prof ti metterà un 4, mi dispiace. Tu non sei affatto un buon amico. Ho finito. Però voglio fare un lavoro perfetto, quindi ritaglierò anche la faccia del mio gattino. Oh no, non ho le forbici. Ehi, scusa, non è che potresti prestarmi le forbici? Devo ritagliare la faccia del mio gatto per darla al prof. Ora ti servono le forbici? Forbici proprio come queste qui, Matti? Sì, e in cambio ti do anche un foglio, visto che quello di prima te l'avevo strappato. Un altro foglio adesso non mi serve, Matti. Fammi vedere. Ti servono? Sì, dai, dai. Ti servono? No. Ti servono? Cosa stai facendo? Ma dove voglio fare il mio? Io non ci posso credere. Adesso sì che te la faccio mettere una bella nota. Adesso gliela deve mettere per forza la nota. Guardi cosa ha fatto. Matti, questo era il disegno. Non ho visto niente. Gli deve mettere una nota. È stato lui, l'ha tagliato con le sue forbicine. Con le sue forbicine l'ha tagliato. No, prima gli deve mettere la nota. Nessuna nota, non ho visto niente. Vado a posto. Ma posso rifarlo il disegno almeno? No, due. Due? Sì, è tutto rotto. Non va bene. Finalmente, ora della merenda. Finalmente se n'è andato. Per colpa sua è anche preso un brutto voto. Ma almeno adesso posso fare merenda. Sono io qui. Ma il giallo è il mio colore preferito. Vabbè, ora mi metto io. Ho dimenticato la merenda a casa. Non ti preoccupare, Ninna. Io ho questo plum cake, potremmo farlo a metà, che ne dici? Sì, grazie. Ok, meno male ci sei tu. Effettivamente anche io ho dimenticato la merenda a casa. Potresti darmene una, guarda quante ne hai. Cosa, Matti? Volevo una merendina, visto che ne hai tante. Ho dimenticato la mela a casa. Fammici pensare. No. Allora prenderò solo un succo di frutta. Niente succo di frutta, Matti. Questa qui l'ha preparato la mia mamma. Hai capito? Robby, però ne hai tante. Potresti prestarne una a Matti? Una sola, dai. Io ho fatto a metà con Ninna. Grazie, sei gentilissimo. Solo perché me lo ha chiesto Ninna. Grazie ragazze, vi voglio bene. Dai, visto che è ricreazione, giochiamo a nascondino, ok? Conto io. Va bene. Dove mi nascondo? Andrò di lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrivo. Oh no, dov'è Dani? Dani? Meglio. Ninna, hai iniziato subito a contare? Non mi hai dato il tempo di trovare un nascondiglio. Va bene, se vuoi ti do una seconda possibilità. Va bene, sì, grazie. Devo sbrigarmi prima che arrivi Robby. Ecco qua. Ti puoi spostare? No, mi dispiace, vedi, è tutto chiuso. Ma è guasto. Devi tornare in bagno. La bidella mi ha detto che il bagno è guasto e devo fare il controllore. Cosa? Sì, praticamente c'è stata una fuga d'acqua dai tubi. Se tu adesso vai, è tutto allagato. Meno male, metti che andavo nel bagno allagato e sì, mi bagnavo tutti i pantaloni e tutte le scarpe. Tranquillo, ci sono io qui per questo. Grazie mille. Dovrai trattenertela, mi dispiace. Uffa. Ok, ora posso andare a fare il pipì. Sì, certo, bagni allagati. Dani, mentre tu sei in bagno io ti tengo la porta, così nessuno ti viene ad aprire, ok? Guarda, anche perché mi scappa la pipì. Vai, te la tengo io. Sì, Dani, sono qua, tranquilla. No, non può passare. Ninna, bagno. No, è occupato, vai. Bagno? È occupato, c'è Dani. No, io devo andare in bagno. Ho capito, ma non posso farti entrare ora. Uffa. Via, Dani.
certo, bagni guasti, come no? Ho parlato con la bidella e me l'ha detto che non era vero assolutamente niente, quindi se l'ho inventato, matti. E adesso io mi vendicherò. Esatto. Sono bravissima a disegnare. Lo so che non lo vedete, ma c'è un segreto che dirò soltanto alla mia amica Ninna. Che cos'è? Guarda Ninna, si può vedere soltanto in segreto. Guarda qui, ho disegnato un fiorellino. È una penna magica. Sì, esatto. Oh, ma io non ce l'ho. Me la presti? D'accordo Ninna, ma non la dare a nessuno. E mi raccomando, non rivelare il suo segreto. No, 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 no. Ora scrivo una cosa, aspetta. Stai scrivendo? Guarda qua, ho scritto iscriviti e lascia like. Che bello! Mi raccomando, fatelo tutti. Vi nasconderò tutta quanta la sua roba in giro per la classe, così quando tornerà non avrà più nulla. Così impara a farmi questo tipo di scherzi. Questo qui lo posso mettere dietro al termosifone. Questo sotto al banco. E questa, boh, se la cercherà lui. Ah, ricreazione finita. Ecco qui. Ehi, aspetta un attimo. Dove sono le mie cose? Hai visto per caso le mie cose? Cosa? Mi manca il quaderno, l'astuccio, mi manca tutto. No, non ho visto niente, ma... Aspetta un attimo. Ma questo è... Questo è il mio quaderno! Sei stato tu! Tu hai nascosto il mio quaderno! Ho parlato con la bidella, me lo ha detto che i bagni non è vero che erano guasti, quindi questa è la mia vendetta! Beh, ti sta! Posto tutto quanto e si torna a casa. Prima io vado, tanto sì, ti raggiungo. Aspettami. Ma io levati, ho suonato la campanella, devo andare. Non basta, fammi passare. È uscito prima lui, non è giusto.